Alexander Krushelnitsky, atleta russo vincitore di un bronzo nel curling misto alle Olimpiadi di Pyeongchang, è risultato non negativo a un test antidoping. Nonostante gli sforzi della Russia per rialzare la testa dopo lo scandalo che ha travolto il mondo dello sport nazionale, il paese ora si trova di nuovo ad affrontare la questione sotto gli occhi del mondo puntati addosso. Il portavoce del CIO, Mark Adams, in conferenza stampa ha annunciato che ora la Russia potrebbe non poter sfilare sotto la bandiera nazionale alla cerimonia di chiusura. Da un lato è estremamente deludente che una sostanza proibita sia stata usata, dall'altro lato l'episodio mostra l'efficacia del sistema antidoping ai giochi e protegge i diritti di tutti gli atleti onesti e puliti. Il Comitato Olimpico Internazionale ha reso noto oggi di aver prelevato un secondo campione dall'atleta in questione e che i risultati saranno resi noti in giornata.